Buongiorno a tutti in questa lezione. Allora, in questa lezione io vi leggerò un testo, quindi questa lezione è divisa in tre parti, mi raccomando, seguite tutte e tre le parti, sono legate queste tre lezioni. Siamo a livello 3 e questa lezione è numero 28. Io scelgo dei brani di questi libri, che sono i libri della scuola. Siamo al livello 3, la scuola nel mondo arabo, diciamo, dura 12 anni, a differenza dell'Italia che è di 13 anni. E questo è un peccato per gli studenti, perché in realtà perdono un anno per arrivare all'università. Vabbè, a parte questo fatto, noi faremo un pezzettino, un po' di lezioni al giorno, quindi andremo avanti con le nostre lezioni. Una cosa importante che vi voglio dire è che le lezioni sono indipendenti, cioè è molto importante, come dire, seguire tutte, se potete, tutte le lezioni piano piano, ma potete anche scegliere le lezioni che volete, studiarle, leggerle, cercare di capire e di migliorare la vostra conoscenza della lingua araba. È ovviamente consigliabile seguire le lezioni nell'ordine. Queste lezioni, io in queste lezioni seguo i libri che potete trovare benissimo nel mio sito, www.linguaraba.com. Potete scaricarli, sono gratuiti, quindi seguite il sito, anche lì troverete tutte le lezioni e poi scaricate questi libri, stampateli, sono bellissimi colorati, oppure anche potete tenerli nel computer come file PDF e seguire le lezioni. Noterete che ovviamente io non vado a fare ogni cosa, se no ci staremo qui fino al prossimo secolo. Sceglierò solamente dei brani di alcune cose, di grammatica, di lettura, di esercizi, ortografia, fonetica, insomma, le varie parti che compongono lo studio di una lingua. D'accordo? Allora, in questa lezione io adesso vi leggerò un brano che parla degli ulivi. Gli ulivi sono gli alberi più belli della Palestina, sono simbolo della Palestina, e quindi vado a leggere insieme a voi, piano piano, questo brano. Che cosa dice? Sopra abbiamo scritto Waraqatu Amal. Waraqatu Amal vuol dire un foglio di lavoro, un foglio di lavoro. Dopo ogni lezione, diciamo, in questi libri qua, ci sono questi fogli di lavoro dove lo studente, come dire, ripassa oppure impara delle cose nuove o si esercita sulle lezioni. Allora, cominciamo subito. Abbiamo detto Waraqatu Amal, quindi un foglio di lavoro. Leggiamo Naqra un nas al-ati. Naqra noi, leggiamo an-nas, il testo, al-ati, seguente. Wa nujibu, rispondiamo an al-as'ilati allati talih. Rispondiamo sulle domande che lo seguono. Talihi vuol dire lo seguono. Va bene? Allora, azzeitunu, le olive in generale, shajarun kabirun, alberi, è un tipo di albero grande. Shajarun, shajar, che cos'è shajar? È un plurale generico. Non è, in arabo esiste il plurale generico che sarebbe tutto il genere di quel tipo di pianta, di albero, va bene? E non solo di albero. Questa parola non è il plurale della parola albero, che è shajara. Shajara in arabo vuol dire albero. Il plurale di albero è ashjar,
quando io parlo di un numero di alberi. Quando parlo del genere degli alberi, dico shajar. È diverso, vedete? Shajar, tutti gli alberi, o il genere degli alberi. Ashjar, alberi, un numero limitato di alberi. Quindi azzeitun, in generale, le olive, o l'olivo, shajarun kabirun, è un albero grande, dahmu saq, dahm enorme, il suo fusto, i suoi rami, il suo fusto, no? È grande, è enorme. Waraquhu daimul khodra. Waraqahu, waraqa in arabo vuol dire foglio, ma vuol dire anche la foglia degli alberi, la stessa parola si usa. Quindi waraqahu, le sue foglie, anche qui abbiamo waraq, è un plurale generico, cioè è il plurale che raggruppa tutta la carta, tutti i fogli, va bene? O tutte le foglie. Daem permanente, al khodra, permanente nel verde, quindi perenne, verde, il colore delle foglie degli olivi sono sempre verdi. Wakhashabuhu, anche qui khashab vuol dire legno, khashabuhu, il suo legno, salb vuol dire resistente, duro. Wathamaruhu akhdar. Thamar sarebbe il suo frutto, è verde, akhdaru, al-lawn, è verde di colore, tradotto viene, e il suo frutto è di color verde. Qabla nadjihi, prima della sua maturazione. Nadjihi è la maturazione. Wa aswadu è nero, lami'un, brillante, lucente, 'inda nadjihi, quando matura. Wa yakthuru wujuduhu fi biladina, e abbonda la sua presenza nei nostri paesi. Ovviamente si intende biladina. Biladina sono i paesi del Medio Oriente, quindi si riferisce alla Palestina, Giordania, insomma, paesi limitrofi. Quindi è abbondante. Yusna'u min khashabihi adawatun nafisa. Yusna'u è un verbo relativo e passivo, cioè yusna'u si fabbrica min khashabihi dal suo legno. Adawaton, strumenti, attrezzature, attrezzi, nafisaton, nafis vuol dire preziose. Wayustakhraju, e si estrae, wayustakhraju, minhu, e si estrae da esso, zeiton, zeit, cos'è? L'olio, min ajwadi zuyuti lil akl, quindi da esso si estrae un olio, che il più prezioso, più buono, se vogliamo, degli oli per mangiare. Ok? Questo è il nostro testo. Adesso io ve lo rileggo di nuovo, senza interruzione, senza traduzione, così allenate il vostro orecchio ad ascoltare e capire, cercate di captare. Magari a questo livello non siete ancora abbastanza, come dire, preparati per capire tutto, però abituatevi, ascoltate il testo tante volte e vedete che con il tempo, piano piano, comincerete a capire, parola per parola, parola, frase per frase. Leggo. Cercherò di leggere in arabo classico, in arabo, guardate che chi vi dice che leggere l'arabo correttamente è facile, vi prende in giro. Anche per noi arabi che studiamo, che abbiamo studiato,
eccetera. Parlare o leggere un testo correttamente in lingua araba è molto difficoltoso. È chiaro che se per noi è così difficoltoso, per voi è molto più, ancora molto di più, più difficile. Ma questo non vuol dire che non arriverete anche a un livello che possa anche superare gli arabi stessi con lo studio e la, come dire, la ripetizione e l'esercitarsi sempre. Dove sta la difficoltà in realtà? Non è che avrei problemi io o qualunque arabo a leggere questa cosa o a capirla. No, questo è abbastanza semplice. Il problema è che andare a vocalizzare correttamente ogni parola di questo testo, e questa è la difficoltà, perché per un dotto arabo, leggendo correttamente, non solo capisce il testo, ma va a capire praticamente ogni parola, che cosa rappresenta e che funzione ha all'interno della frase. Va bene? Quindi, fatta questa premessa, provo a leggere correttamente insieme a voi. Azzaitunu shajarun kabirun, dakhmu saq. Vedete che quando c'è una virgola o comunque c'è una pausa, non è necessario vocalizzare l'ultima lettera. ورقه دائم الخضرة وخشبه صلب وثمره أخضر اللون قبل نضجه. Ecco, vedete, ho sbagliato. قبل نضجه. Vedete, la nun c'è una damma, però mi viene automatico, come dire, quando vedo questa parola, di nodjihi, perché in dialetto magari si usa nodjihi, non nodjihi. In arabo corretto, nodjihi. E quindi, wa aswadu lami'un è nero. No, abbiamo detto non dobbiamo tradurre adesso. Wa aswadu lami'un 'inda nodjihi. Di nuovo stavo per sbagliare. Nodjihi. Wa yakthuru wujuduhu fi biladina. Yusna'u min khashabihi adawatun nafisa. Wa yustakhraju minhu zaytun min ajwadi ziyuti lil'akl. Ecco amici, vi ho letto questo testo, questa è la prima parte, provate a riascoltarla più volte e aspettatemi nella prossima lezione, che sarà la seconda parte di questo, come dire, studio di testo, domande seguenti relative al testo e domande in generale, per arricchire e continuare a sperare nel miglioramento della vostra conoscenza di lingua araba. Io per adesso mi fermo qui, vi do il tempo di ripetere e ristudiare e rivedere questo video, per poi nella prossima lezione andiamo avanti con Nakulu, con l'esercizio o l'applicazione numero 1. Va bene? Una buona giornata a tutti. Mi raccomando, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi, mettete mi piace, mi piace, mi piace, perché io so benissimo che vi piace studiare la lingua araba. Un bacione a tutti, ciao!